Si corre nella quiete del Parco Nazionale del Cilento, in Campania, lo slalom Città di Rocca d'Aspide, decimo appuntamento nel calendario tricolore della specialità di scena sulle strade che tra boschi di castagni ed uliveti si affacciano sull'antica città di Paestum e sul Golfo di Salerno. A salire sul gradino più alto del podio dello slalom organizzato da ASD Rombo Team è Luigi Vinaccia, primo in tutte e due le manche disputate in seguito all'annullamento della prima salita per un problema tecnico sul percorso. Il pilota campano, per la quarta volta in altrettante edizioni, scrive il proprio nome sull'albo d'oro della competizione accanto al tempo di due primi 46 e 33 centesimi, fatto segnare sotto l'ultimo traguardo di giornata tagliato al volante della sua potente osella Pia 990 Honda. Una gara molto bella a Rocca d'Aspide, io ci tenevo, ma diciamo un risultato quasi inaspettato perché ci sono andato molto vicino sempre quest'anno. Sempre per qualche piccolo motivo non riuscivo, per un motivo, per la pioggia, perché mi succedeva qualcosa, sono stato sempre leggermente sfortunato, diciamo così, però le gare sono queste. Oggi ci sono riuscito perché ci ho creduto fino alla fine. Seconda piazza per il corregionale Gianluca Miccio, via dei 3.860 metri del percorso di gara su una Radical SR4 Suzuki, con un tempo che vale 167,28 punti e la consapevolezza di poter competere in modo costante con i migliori. La gara inizialmente è partita un po' male, come diciamo, per alcuni problemi che si sono creati nel corso della gara. Siamo saliti con una mancia in meno, convinti comunque di fare un bel tempo con una mancia in meno. Ci è andata bene, il percorso mi è piaciuto e spero che l'anno prossimo facciamo sempre questa gara. Gradino più basso del podio per Michele Puglisi, anche lui su Radical SR4 Suzuki, a soli 49 centesimi dal pilota che lo precede in classifica. Il giovane pilota siciliano, secondo in campionato, è bravo a raddrizzare nel finale una gara che, complice un problema meccanico accusato nella sua prima salita, con conseguente stop anticipato, si era fatta decisamente storta. Beh, che dire, diciamo gara non iniziata nel migliore dei modi, con una prima manche annullata, una seconda manche dove ci siamo dovuti ritirare dopo qualche chilometro dalla partenza per un problema tecnico. E diciamo che nell'ultima manche abbiamo un po' improvvisato perché il percorso era abbastanza impegnativo ed è uscito un terzo posto assoluto che ancora ci permette di poter lottare per il campionato, per il proseguo del campionato. Quarto tempo per il molisano Fabio Emanuele, il vincitore della passata edizione ed attuale leader di campionato in cerca dell'ottavo titolo tricolore su osella Pia 990 Alfa Romeo. Ma è una gara che, diciamo, stamattina è iniziata un po' male, credo un po' per tutti. Nella prima manche ci sono stati dei problemi tecnici che purtroppo ha penalizzato un po' tutti noi piloti. Per quello che mi riguarda, diciamo che è andata non bene, in quanto non abbiamo neanche fatto il tempo che abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo aumentato il nostro tempo di circa 3,5 secondi e non siamo stati bravi a trovare il setup giusto per risolvere questo problema. C'è da lavorare tanto a testa bassa, vediamo cosa succede nelle prossime gare e speriamo bene. Tra le Radical SR4 Suzuki, a seguire in classifica la prima è quella di Lorenzo Musucca, la seconda quella di Domenico Palumbo, la terza quella di Salvatore Venanzio, che con 10 punti di penalizzazione raccolti lungo il percorso in ognuna delle due manche disputate, vede complicarsi tantissimo la sua rincorsa al titolo di campione italiano, suo obiettivo di stagione. Adriano Ricci, ottavo assoluto al volante della sua Gloria Suzuki, conquista il primo posto tra le formule davanti a Fabio Di Cristoforo, autore su Formula Gloria Kit Suzuki della nona prestazione di giornata. Chiude la top 10 dello slalom Città di Rocca d'Aspide Giuseppe Palumbo su chi è venuto Suzuki Gruppo E2SC. Donato Catano, undicesimo assoluto al volante di una A112 Suzuki, vince dominando il gruppo E2SH. Successo tra le vetture del gruppo E1 Italia per Valerio Magliano, cui basta una sola manche, la prima, per mettere le ruote della sua Peugeot 106 davanti a quelle degli avversari. A bordo della stessa francesina Mauro Paolillo fa suo il gruppo speciale slalom, Liberato De Gregorio il gruppo A e Domenico Maurino in gruppo N, dove a vincere è Salvatore Tortora sul Renault Clio. Parlano inglese i gruppi Racing Start e Racing Start Plus, con rispettivamente il successo di Gianluigi De Conte e King Dragon, successo raggiunto per entrambi al volante di una Mini Cooper.
Joseph Martinelli su Fiat 500 vince tra le bicilindriche, imitato tra i prototipi da Giuseppe Di Domenico su A112 Abarth e tra i kart cross da Vito Vidaci, spettacolare su Yakar Suzuki.